partirei dal nome della lista, perché uno dice diamo un nome alla lista, si dà un nome a caso, ah sì, questo mi suona di più, questo mi suona di meno. In realtà il nome è ricco di significato. Mappano in comune. Allora, la prima parola ci identifica, Mappano, che è il nostro comune, la nostra città in cui ci riconosciamo, e identifica questa comunità. Mappano identifica quindi persone, persone con la loro storia, persone che arrivano a Mappano magari in un punto del loro percorso di vita, e persone che invece nascono a Mappano. C'è anche chi è nato in qualche casa proprio di Mappano. Mappano entra in comune. Quindi questa frase che sembra buttata lì è Mappano che afferma la propria esistenza di comunità, si riconosce, è una realtà identitaria. Noi siamo stati veramente felici di poter vedere disegnato il nostro stemma. Non è nato col comune, è diventato più bello con il comune, perché lo stemma già con il campanile della prima chiesa, il mastello della Vandai, la mappa di grano, ha preso colore con la nascita del comune. Quindi una storia di identità che entra in un'istituzione, quindi entra in una famiglia molto più grande. Io ricordo quando facevamo i nostri incontri, quando Mappano ancora lottava per diventare comune, e ci dicevamo che volevamo che la nostra comunità fosse riconosciuta in pieno, perché soffrivamo di essere separati e dilaniati al nostro interno in quattro diversi pezzi, in quattro diversi comuni che amministravano il territorio in modo anche non coordinato, con tante problematiche che derivavano. E desideravamo vedere unificato questo con quello che è l'istituzione che è la base della nostra Repubblica. Il comune è il nucleo comunitario più fondamentale che costituisce poi la Repubblica. Infatti la Repubblica poi riconosce i comuni, le province, le regioni, ma è il comune dove le comunità si riconoscono. Ci sono alcuni anni che sono veramente significativi. È rimasto nella mia memoria, penso di tanti, il 2009, quel 15 novembre in cui in 2000 ci siamo ritrovati in piazza a fare quella grande manifestazione, quando c'è stato tolto quel diritto che ritenevamo sacrosanto, veramente ci siamo trovati in piazza e abbiamo fatto insieme una fiaccolata, quella fiaccolata in cui il messaggio è stato: ma noi ci siamo, non abbiamo potuto votare, ma noi Mappano c'è, siamo qui. Dirlo dopo 13 anni assume un significato che forse era vero quello che ci stavamo dicendo, ci credevamo, anche se... quindi 2009 è sicuramente un anno, uno dei tanti, ma uno particolare. 2011 arriva una sentenza della Corte Costituzionale che ci dà ragione. 2013 nasce il comune con legge regionale. 31 gennaio 2013 inizia la storia istituzionale di questo comune. Non finiscono i problemi, perché poi sappiamo che arrivano nuovi ricorsi, nuovi problemi giudiziari. 2014 la Corte Costituzionale si pronuncia di nuovo e dice: ma i mappanesi non sono solo dei sognatori che chissà che cosa vogliono pensare al campanile. Hanno ragione, bisogna andare avanti. E si arriva fino al 2017, continuiamo a costruire, ci mettiamo insieme tante persone che sono qui, in un modo o nell'altro, anzitutto posso dire, hanno dato un pezzo di contributo in quel percorso. 2017 è una festa della democrazia, siamo 5 candidati sindaco, durante la campagna elettorale ci ritroviamo davanti al comune di Legni, insieme, ho ben presente la foto in cui ci ritroviamo davanti al comune di Lì, per chiedere di lasciar perdere l'ennesimo ricorso. Non hanno lasciato perdere, hanno fatto lo stesso, ma l'abbiamo spuntata, e quindi nel 2017, di nuovo sempre sotto questa minaccia di ricorso, abbiamo votato. È stata una campagna elettorale corretta, ciascuno ha raccontato la sua parte di visione di Mappano, e noi abbiamo avuto
più fiducia degli altri e siamo partiti. Siamo partiti e poi di nuovo gli anni hanno cominciato a seguirsi. Il 2017 è stato il più difficile in assoluto. Mi ricordo molto bene quella gradinata, salgo, c'era una giornalista che mi ha fatto una foto, ha fatto un articolo e dentro questo palazzo non c'era quasi nulla, non c'era il personale del comune, c'erano tante speranze, tanti desideri. E da lì abbiamo cominciato un lungo percorso che ha portato alla costruzione della cosa più importante, l'ha detto Paola nell'ultimo consiglio comunale che abbiamo fatto mercoledì. La risorsa più bella del comune sono le persone che ci lavorano dentro.